Ben ritrovati in studio, Comuni alla ribalta, protagonista Cesenatico. Come ha anticipato Martina, ci mettiamo i pattini ai piedi e andiamo sul ghiaccio all'ombra del grattacielo. E siamo con la signora Fiorella Calisesi, rappresentante del direttivo della Confesercenti di Cesenatico. Qui siamo proprio nel cuore di Cesenatico, sotto al grattacielo, e alle nostre spalle vediamo i presepi dei bambini delle scuole elementari. Questa che iniziativa è? È un'iniziativa che è nata 8 anni fa da commercianti, e considerando che noi abbiamo delle grandi potenzialità, i bambini, e quindi ci era venuta l'idea di allestire questi presepi fatti dai bambini delle scuole materne fino alle medie e per poter allestire una piazza che per noi è il centro estivo, ma non solo, è anche e soprattutto un centro di aggregazione durante il periodo invernale, in quanto ci ritroviamo sì in piazza Andrea Costa, ma lungo tutto l'asse del Viale Carducci, che è l'asse della passeggiata sia estiva che invernale, dove molti negozianti negli anni hanno cercato di rimanere aperti, considerando, vedendo Cesenatico non solo nel periodo estivo, ma guardando Cesenatico nell'arco di 365 giorni all'anno. Quindi si sono inventati a volte anche delle nuove attività per poter aprire anche per il periodo invernale e facendo anche dei grossi sacrifici. Lei ha parlato di reinventarsi, mettersi un po' in gioco, tant'è che mi ha fatto vedere il suo negozio. Prima d'estate vende articoli estivi, secchielli, palette, e poi d'inverno adesso si è reinventata, un negozio di addobbi natalizi. Esatto, infatti è stata una cosa molto particolare che mi ha spinto a fare questo, soprattutto perché credo in Cesenatico anche nel periodo invernale. E quindi, a parte che il Natale è il periodo più affascinante anche per Cesenatico, vuoi per il discorso del presepe della marineria, che è il fiore nell'occhiello della nostra città e che richiama migliaia di visitatori, anche di emittenti televisive per le varie trasmissioni sia nazionali che locali, ma nello stesso tempo abbiamo anche altre zone di Cesenatico, come quella delle conserve, che quando tu entri in questa zona ti sembra di ritornare negli altri tempi, in altri periodi. E considerando che poi io sono nativa del centro storico di Cesenatico, per me è un amore verso questa città. E quindi ho pensato, ho detto, non mi piaceva vedere il mio negozio chiuso con i battenti chiusi, ho detto mi reinvento qualcosa e spero di aver indovinato. Tornando alle iniziative del Natale, allora abbiamo visto alle nostre spalle questi presepi realizzati dalle classi delle scuole elementari, mi stava raccontando prima anche un momento di aggregazione, e poi la pista di pattinaggio, questo è il primo anno che c'è. È il primo anno e grazie appunto, cioè è nata da una spinta nostra dei commercianti e della mia associazione nei confronti dell'amministrazione. E l'amministrazione quest'anno è riuscita a farci questo regalo per il periodo di Natale. Inoltre, per noi la pista di pattinaggio è un'aggregazione sia per i giovani, per avere un qualcosa per i giovani, ma soprattutto anche per le famiglie e spero anche per i turisti, che sia un qualcosa di nuovo anche per loro. Un'ultima cosa, visto che siamo agli ultimi giorni del 2012, le chiederei un piccolo bilancio di come è andato quest'anno dal punto di vista del commercio. Il commercio ha sentito una grande crisi e infatti forse è uno dei settori più colpiti nell'ambito del nostro territorio. Anche se noi commercianti cerchiamo di mettercela tutta, e infatti da noi c'è anche il contributo dell'allestimento delle luminarie durante questo periodo, che è stato pagato direttamente da noi commercianti, però cioè, come bilancio non ha, ha
ha giocato a sfavore nei nostri confronti, soprattutto la nascita di questi grandi ipermercati che purtroppo hanno accentrato nella loro zona la maggior parte dei clienti, quando ci sono tantissime anche altre attività che purtroppo fanno fatica perché la gente si ritrova solo e esclusivamente in queste grandi centri commerciali. Chi è che molto modestamente dichiara di essere il migliore patinatore fra i tre? Savini credo che sia una punta di eccellenza in tanti sport, lo sarai anche in questo, no? Per terra sicuro. Col sedere per terra, dichiarato. Dichiarato. No, a parte tutto, Cesenatico, visto che ha parlato di sport, è una città che si può fare sport anche invernale, perché abbiamo un bel palazzetto dello sport, si può fare pallacanestro, pallavolo, tutte le attività dal ballo a tante cose. Poi abbiamo un pallatennis, che è anche quello molto importante, ci sono 8 campi dentro. Federale. È un centro federale della federazione tennis, aperto inverno e estate, anche lì si può giocare. E se capisci, abbiamo anche da fare il ciclocross, perché noi abbiamo 2 parchi meravigliosi da fare del cross, che uno voglia andare in bicicletta con le sue stradine, e anche se dovesse piovere non succede niente, basta che non cada. Però abbiamo tante cose, possiamo fare di tutto. Cesenatico è una città aperta a tutto, allo sport specialmente, abbiamo tanti campi, fra cui uno sintetico, e credo che anche questo dia la possibilità chi vuol fare una squadra, che vuol venire a fare allenamenti, così abbiamo, bisogna incrociare con le nostre squadre che abbiamo, perché abbiamo un centro sportivo di calcio giovanile che ha 350 ragazzini che fanno scuola, uno se vuol venire là e vuole andare a fare il calcio, la famiglia, il bambino che vuole andare, lo accettano e può dare 4 calci al pallone. Io credo che non è facile trovare una cittadina di mare con tutte le nostre strutture che abbiamo. Ecco. Parlava anche del desiderio di ripetere l'esperienza della pista di pattinaggio anche durante la stagione estiva. Sì, è un pensiero che mi è venuto adesso in questo momento proprio, però se ne può parlare, perché credo che d'estate sarebbe bellissimo vedere una bellissima donna in becchini con i pattini e girare per Cesenatico. Organizza Prada. Prada sarà quello che fa la musica, perché per... Sì, io in bikini non è che faccio questa bella figura, così. Mi vorrei collegare, se la conduzione me lo permette, allo sport, perché lo sport poi è stata la caratteristica di un grande evento già nominato in precedenza da Claudio, che è stata la Notte Gialla, dedicata non a un campione ma a il campione, che è Marco Pantani. È stata un'idea partorita in diversi anni da parte di Claudio Savini, che Marco lo conosce, permettimi il presente, molto molto bene, un'esperienza che ci ha portato a un grande successo che quest'anno ripeteremo primo venerdì di agosto. A te la parola, Savini. Sì, no, è stata una mia idea, la Notte Gialla, io ero il presidente del suo club, sono stato quello che l'ha messo in bicicletta quando avevo 13 anni, è stato come un figlio per me, avevo in mente di fare, la prima volta che sono andato amministratore e sono stato eletto assessore, mi fanno giornalista, ma che idea ha? Era il primo giorno che vuole che idea abbia, ho detto la mia idea è fare la Notte Gialla, la Notte Rosa c'era, e facciamo la Notte Gialla, ed è stata un'idea azzeccata, perché c'erano 10.000 persone con dei personaggi importanti, avevamo Alfredo Martini, Moser per dire dei nomi, c'era il fior fiore dei ciclisti attualmente fuori, non corrono più, ma anche gente che ha corso con Marco Pantani. Però la mia idea è un'altra, la mia idea è continuare sempre con la Notte Gialla all'insegna di Marco Pantani, però continuare con altri attori, si può dire, diversi nella vita, dal motociclismo all'automobilismo, al calcio, e continuare negli anni questa veramente serata importante di sport. Ecco, questa è la mia idea, spero di riuscirci, però non è facile il giorno d'oggi con le finanze che abbiamo, non è così semplice. Però quando parli di Marco Pantani nella nostra città, molta gente è aperta e viene gratuitamente a vedere e a stare lì con noi a parlare di Marco Pantani.
e questa è mia emozione, perché vuol dire che lui ha fatto del bene per lo sport italiano. Allora, le idee non mancano, lo abbiamo visto. Adesso noi ci fermiamo un attimo, poi dopo non ci resta che fare due passi sulla spiaggia d'inverno. A tra poco. Ci troviamo a Sala di Cesenatico, nel supermercato AEO, e sono con il titolare Marino Pieri. Punti di forza. Punti di forza, i banchi del servito. Noi abbiamo l'ortofrutta, vabbè, in questo caso è self service, però che si arriva tutte le mattine dal centro agroalimentare di Rimini. Poi abbiamo la macelleria, con un macellaio specializzato che serve molto bene, e poi abbiamo gastronomia, produzione giornaliera con la cuoca che fa tutto cose molto buone, e poi abbiamo la pasta fresca, produzione giornaliera anche quella. E poi abbiamo i banchi serviti, che sono salumi e formaggi. Il pane non può mancare assolutamente, e anche i dolci. Sì, esatto. Ho indovinato. Abbiamo dei fornai della zona che abbiamo scelto, secondo noi molto bravi, che ci riforniscono tutte le mattine di pane. Poi ovviamente non possono mancare i normali prodotti che tengono normalmente i supermercati e tutte le offerte legate al marchio AEO. Non un semplice supermercato, ma un vero centro commerciale. Quali negozi troviamo? Troviamo, c'è un bar all'esterno, poi c'è una lavanderia, poi c'è una parrucchiera, poi c'è un centro estetico, c'è il mercatone della Bazza. Piadineria e pizzeria. E anche una tabaccheria. Perfetto, e una posizione strategica a pochissimi chilometri dall'uscita nuovissima autostradale del Rubicone. Sì, per andare verso il mare noi siamo a Sala di Cesenatico, poco distante, la strada per arrivare a Cesenatico è la stessa. Quindi vi aspettiamo qui al supermercato AEO a Sala di Cesenatico. Cando, nata con 30 anni di esperienza. Cando è l'azienda che coniuga alla perfezione una mentalità giovane, dinamica e moderna con una solida esperienza maturata in oltre 30 anni di attività nel settore della stampa offset tramandata da generazioni. Cando si è sempre contraddistinta per la sua stampa offset di alta qualità, risultato derivato da un innovativo sistema di gestione del colore. Il sistema offset RGB di Cando è la rivoluzione della gestione del colore della stampa in quadricromia ed è capace di generare una gamma cromatica molto più ampia rispetto agli standard stabiliti dall'ISO FOGRA 39. Tecnologia offset RGB di Cando. L'immagine si fa realtà. Con offset RGB di Cando otterrai colori e stampe fedeli all'RGB per un'immagine che si fa realtà. Ben ritrovati in studio Comuni alla Ribalta, siamo a Cesenatico. Sulle note di Enrico Ruggeri, che ci raccontava in musica il mare d'inverno, noi andiamo a farcelo raccontare dalla cooperativa dei Bagnini. Il mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera. E siamo con Simone Battistoni, in questo mare d'inverno siamo sulla spiaggia di Cesenatico, lei è presidente della cooperativa dei Bagnini. A questo punto vediamo un po' che cosa ci aspetta nella stagione 2013, come è andata questa stagione 2012. Ma noi siamo ottimisti, la stagione 2012 è stata una stagione un po' in chiaroscuro per gli evidenti problemi economici generali, ovviamente. Ci siamo salvati anche grazie a due mesi di tempo molto molto bello, il clima ci ha aiutati. Siamo comunque ottimisti per il 2013, anche se appunto l'economia complessiva non è proprio esaltante. Siamo ottimisti perché crediamo di avere un'ottima offerta, cioè Cesenatico in particolare, la Riviera in generale, hanno un'ottima offerta. Diamo tantissimi servizi in spiaggia a un costo assolutamente competitivo e quindi crediamo che i nostri turisti ci premino anche quest'anno. Parlando di concessioni balneari, com'è la situazione? Quella è indubbiamente, in quella siamo molto meno ottimisti. La situazione è un po' congelata con un allungamento di 5 anni che però non ci soddisfa, anche perché abbiamo bisogno di investire per dare migliori servizi. I nostri stabilimenti hanno bisogno di migliorare ogni anno per dare appunto migliori servizi ai nostri turisti, non possiamo farlo con una concessione che dura così poco, quindi siamo preoccupati, riteniamo che i clienti ci tengano a noi, riteniamo che siano fidelizzati, anche perché crediamo che si trovino bene in Romagna, non vogliamo la distruzione del nostro sistema turistico e l'arrivo di grandi multinazionali che snaturerebbero sicuramente il nostro sistema, che funziona.
Parlando di numeri, cooperativa dei Bagnini di Cesenatico, quanti siete? Sono 114 stabilimenti, cioè di fatto rappresenta tutti gli stabilimenti di Cesenatico, diamo anche un bel po' di servizi complessivi, cioè insieme. La forza dell'essere insieme è appunto quella di poter dare dei servizi complessivi a tutti, ad esempio il wifi in collaborazione con il comune, noi diamo, è solo un esempio, il wifi gratuiti a tutti e credo sia un esempio importante, ma facciamo anche tante altre cose e lo possiamo fare perché siamo tutti insieme. Ecco, infatti abbiamo parlato anche nella scorsa stagione, spiagge che diventano un pochino sempre più tecnologiche e all'avanguardia. Per quanto riguarda anche il turismo estero, stranieri? Chiaro che anche quello ha risentito in passato e risentirà anche l'anno prossimo sicuramente del momento di crisi, chiaramente però noi speriamo, come dicevo prima, che attirati dal fatto che con una spesa giusta qui si hanno tanti servizi che altrove non trovi assolutamente, io vorrei ricordarlo, in Riviera Adriatica trovi dei servizi che da altre parti sono impensabili, contrariamente a quanto uno potrebbe pensare, perché siamo stati considerati per tanto tempo magari una riviera di massa, siamo sicuramente un turismo di massa, ma di massa con grande qualità. Assessore Savini, c'è un altro sportivo che bisogna assolutamente nominare, un po' lontano da Cesenatico in questo momento, è stato anche tra i padrini dei Riviera Beach Games qualche anno fa, Zaccheroni. Io so che Zaccheroni deve essere arrivato un paio di ore fa. E passo la parola a Claudio perché veramente io sono amico di Zaccheroni perché la prima volta c'è ancora il suo numero del telefono e mi fa i complimenti e gli auguri, no? Lo terrò lì perché è mio porto fortuna, il nome Zaccheroni. Però credo che sia uno dei personaggi importanti che abbiamo adesso nella nostra città, è il più importante che abbiamo, perché è una persona come Zaccheroni che ha messo la sua capacità di allenatore in una nazione come il Giappone, non è da poco, insomma. Noi cittadini dobbiamo essere molto orgogliosi e noi amministratori applaudirlo ogni volta che passa per la città. Però lascio la parola a Claudio perché già proprio mentre venivamo da voi, il signor Zaccheroni ha telefonato al suo amico più caro. È sbarcato, sì. No, Alberto è un amico di Cesenatico. Io lo conosco, anzi, è veramente un onore, ma lui è un amico di Cesenatico e non soltanto lui, è l'intera sua famiglia. Tra l'altro è una famiglia che vuole bene a Cesenatico, ha investito a Cesenatico, il figlio Luca è titolare di uno stabilimento balneare che rappresenta questo sì un fiore all'occhiello, è proprio uno stabilimento balneare realizzato da qualche anno, ricostruito ex novo, meta anche di un, come dire, di un certo turismo fascia alta, diciamo così, ma questo è soltanto un segnale delle attenzioni che la famiglia Zaccheroni ha per Cesenatico e ci auguriamo che continui ad essere così attento perché è un vero e proprio ambasciatore della nostra Italia nel mondo, non è soltanto per Cesenatico, qualcosa in più. Non a caso poi è stato nominato commendatore recentemente, non a caso il Giappone ne ha fatto un ambasciatore del sollevante in Europa. È un personaggio che tutti conosciamo, ma da scoprire in gran parte ancora. Dal Giappone si faceva sentire che cosa gli mancava di Cesenatico? Dal mio punto di vista il mare. Lui è abituato che da casa sua la passeggiata quando la completa sempre verso il Porto Canale, sempre. Ed è uno dei primi desideri che ha quando torna a casa, ovviamente dopo aver salutato i suoi cari, insomma. Assessore, si è parlato con la cooperativa dei Bagnini anche del capitolo concessioni che ha movimentato un po' questo 2012. Lei dal suo punto di vista come ha seguito la discussione? Sì, no, è una discussione molto difficile e credo che i 5 anni siano pochi, e ha ragione il Presidente, però è una battaglia che non so se riusciamo a vincerla perché dovevamo partire 10 anni fa i nostri governi, non noi amministratori. I nostri governi se ne sono andati un po' alla carlona, si può dire, e adesso ci troviamo con questo macigno addosso che è molto grave. Io credo che la Spagna abbia fatto meglio di noi, dando tanti anni ancora la possibilità di poter gestire i loro locali,
perché Cesenatico ha bisogno di investimenti nei locali che ha nei suoi bagni, e per fare gli investimenti si fa presto a spendere dei soldini, e adesso sono fermi perché devo spendere, poi dopo lo devo ricomperare. Cioè è un momento molto difficile, invece noi avevamo bisogno di tranquillità. Però io credo che in tutte le cose abbiamo adesso degli amministratori del governo che stanno lavorando per questo, e speriamo che in Europa possano risolvere, almeno dare, per me dovrebbero portarli a 30 anni, se li portiamo a 30 anni salviamo il salvabile, perché si può rimediare tante cose, insomma. Oltre che di concessioni, con Battistone abbiamo parlato anche un poco di rimettersi in gioco, reinventarsi, la spiaggia all'avanguardia, la spiaggia tecnologica, come si sta al passo con i tempi, come sono cambiate. Sì, sì, è vero, però adesso, te l'ho detto, siamo un po' fermi anche per questo. Noi abbiamo già fatto un pezzettino di spiaggia libera con i famosi tamerici, no? Ecco, come la spiaggia delle Tamerici, sì, è la spiaggia vegetale, ne abbiamo anche tanti altri pezzi da poter fare, pensiamo che il prossimo anno di fare qualcos'altro così. È stato veramente piccolina, ma un grande successo abbiamo avuto dai turisti specialmente. Sempre in collaborazione con la cooperativa Stabilimenti Balneari. Sempre in collaborazione con loro, sì. Va bene, allora noi da queste immagini prese dall'alto di Cesenatico ci interrompiamo, un'altra piccola interruzione, poi dopo parliamo ancora di appuntamenti del Natale, ci sono ancora un po' di cose da scoprire.